è ancora un problema non risolto. Vorrei ricordare che solo da quest'anno, dall'inizio dell'anno, sono già uccise, è stato uccise 20 donne e nell'anno precedente 118, per cui sono numeri importanti, per cui continueremo a concentrarci su questo problema che ci affligge ormai praticamente da sempre. Giulia mi ha aiutato, che è vicepresidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, si occupa di questo problema da anni e anni, per cui ho chiesto a lei consiglio, l'individuazione dei centri, la situazione italiana, che lei ha una mappatura più specifica, per cui Giulia mi ha aiutato tutte noi a trovare i centri che avevano più bisogno in questo momento. Posso, Certo. volevo dire due parole. Intanto questa selezione l'ho fatta con l'aiuto anche di Celeste Costantino e Lela Palladino, responsabile di uno dei centri antiviolenza. Soprattutto è notizia di ieri, no? Cioè, abbiamo letto tutti di due femminicidi a Vicenza. Come tu hai ricordato, soltanto quest'anno Mi sa che solo sono coincidenti. sono aumentate. La situazione, il lavoro, queste notizie che arrivano ormai quasi tutti i giorni, a volte si dà importanza, a volte meno, a volte si usa la parola femminicidio, a volte purtroppo non si usa la parola femminicidio, ma soprattutto il lavoro dei centri antiviolenza è un lavoro silenzioso, importante, che avviene proprio per evitare che si arrivi a queste morti. E l'importanza di questo concerto oggi non è soltanto per i fondi che verranno raccolti, che sono importantissimi, ma è proprio per la possibilità di accendere i riflettori sul lavoro delle donne nei centri antiviolenza. Anche una forma di prevenzione, per Di prevenzione. non intervenire quando ormai è troppo tardi, ma quando tutto questo si può, se si può evitare. Per cui questo è, senza tediarvi troppo sui dettagli, però ecco, mi pare che abbiamo fatto questa scelta nel centro-sud, prima cosa perché a nord avevamo già dato i primi 200.000 euro al centro CADMI, che è un centro di Milano, e a Pangea. A Pangea gliel'abbiamo data perché quando c'è stato l'abbandono dell'Afghanistan c'erano tante donne che avevano bisogno, che hanno bisogno ancora, ma noi facciamo quello che possiamo, noi vorremmo aiutare tutte, anche quelle dell'Ucraina, ma purtroppo insomma tutto non possiamo fare. Per cui ecco, Giulia ha spiegato benissimo, questo è stato un ennesimo concerto perché avevamo già fatto un altro concerto e non sarà l'ultimo, perché abbiamo intenzione di continuare, magari non a Campovolo, magari con Ferdinando all'Arena di Verona, ma insomma di non spegnere i riflettori su questo problema e continuare a portare avanti e a cercare di raccogliere più fondi possibili. E innanzitutto è stata la prima cosa che ci è venuta in mente, cioè io lo vado ripetendo da anni, no? Cioè, dobbiamo coinvolgere gli uomini, questo è un percorso che dobbiamo fare insieme. Per cui quest'anno tutte d'accordo e tutte contemporaneamente abbiamo detto la stessa cosa, però stavolta devono venire anche gli uomini. E allora abbiamo chiesto ai nostri colleghi, veramente si sono prestati tutti, nessuno è stato reticente, ed è stata proprio una decisione ponderata proprio per questo, per coinvolgere gli uomini a prendere coscienza, loro per primi, perché noi gridiamo sempre, no? Denunciamo questi fatti, vogliamo sentirlo dire anche da loro, ecco, perché è importante che lo facciano anche loro, insieme a noi. Allora facciamo, dunque, Fiorella canta una sua versione di Generale di De Gregori e io farò la mia prima incursione in questo pezzo con delle barre che sono un po' strane perché in realtà rendono reppata una parte del testo originale di Francesco De Gregori e poi diventano una parte della Selva dove ci sono alcuni passaggi sulla guerra e quindi pertinenti col testo di Generale e questa sarà la mia incursione nel pezzo in questione. Per quanto riguarda poi il pezzo del mio repertorio in cui duetteremo,
e viene a ballare in Puglia. E già alle prove abbiamo visto. E già alle prove è successo finora. Abbiamo visto, diciamo, che cosa ha suscitato. Sì. Ma io penso che in generale sia un pezzo sulla guerra, in generale, ecco, non nel particolare, ma in generale, come ho sempre detto, purtroppo nella mia vita artistica, ma credo nella vita di ognuno di noi, le guerre sono una costante, sfiancante, e gli artisti quello che fanno è in qualche modo raccontarle con la loro sensibilità. Generale è una canzone assolutamente pacifista, e quindi va da sé che noi penso sia quella l'incursione in questa tematica. Sì.